Carlo Pernat, ultimi test del Qatar prima della prima gara. Iannone, come sta andando? No, non è male, non è male. Abbiamo portato comunque anche una moto dell'anno scorso, una moto nuova, una moto dell'anno scorso. Direi che l'indicazione ormai è sulla 2016, onestamente. Abbiamo trovato delle soluzioni, soprattutto dal punto di vista ciclistico, diciamo, molto importanti. La direzione è buona, anche i tempi non sono male. Soprattutto considerando il fatto che questi tempi li fai sempre con una gomma, noi abbiamo fatto il tempo con una gomma di giugno. Certo, che è un po' il problema che stanno avendo tutti. Sì, è importante, però ti mette anche un campanello d'allarme, perché abbiamo un po' di problemi con la gomma nuova anche per fare la porta, diciamo. Quindi in qualifica in particolare. E lì qualche problema c'è. Questa è una gomma importante, ma una gomma che tende a non scaldarsi presto, quindi fino a 2-3 giri devi stare molto attento. Certo. È chiaro che questo cambiamento di costruttori è un cambiamento importantantissimo, perché la Bridgestone aveva abituato ad avere un anteriore molto molto valido, stabile, soprattutto quando piegavi, leggi il profilo con l'angolo, tutto andava molto bene, però potevi fare anche determinate cose. La Michelin sul davanti purtroppo non è la Bridgestone, anche se ci stanno lavorando. Non sì, portato... diciamo che io devo anche dire una cosa, devo dare anche alla Michelin un'autodifesa. Perché se vi ricordate bene, l'anno scorso c'erano 5-6 test al lunedì e sempre più. Certo. Quindi non ha avuto nemmeno il tempo, francamente, di poter fare un certo tipo di lavoro. E ha dovuto d'inverno fare un lavoro, secondo me, massacrante, senza aver provato determinati. E comunque i passi avanti si sono visti. Sono stati degli ottimi passi avanti. Secondo me nel posteriore non c'era nemmeno tanto bisogno di fare molte cose, anche se le hanno fatte. Sull'anteriore hanno portato diverse gomme, qua ce n'è una nuova che ti permette, anteriore, che ti permette, a detta della Michelin, di piegare di più, ma a livello Bridgestone non ancora. Certo. Quindi stanno lavorando molto forte e devo dire che secondo me l'anno scorso quei 5-6 test non fatti un pochettino sulla velocità della sono mancati. Sì, sono mancati. Senti, tua impressione è che la potremo vedere di nuovo una Ducati come l'anno scorso, almeno in questa prima gara, a lottare per il podio? Ma guarda, io sono molto sincero, dico di sì perché anche guardando un po' le velocità in cui ieri ho notato che la Ducati, le due moto ufficiali, hanno un buon vantaggio sulle altre, hanno 9 km e poi il resto sono tutti abbastanza simili, diciamo. Beh. E questo è importante perché questo è un circuito dove se hai il motore in effetti fai dei bei risultati, questo sì. Ma sai, l'anno scorso, se ci ricordiamo bene, ci ricordate tutti, le prime tre gare sono state molto importanti per Ducati, anche perché sono tre circuiti, secondo me, abbastanza adatti a questo tipo di motore. Io credo che il vero test importante per vedere se ti puoi giocare il mondiale sarà a Jerez, dove il circuito è tortuoso. Senti, tu sei anche l'uomo del mercato e questo sarà un anno importante dal punto di vista del mercato. Tutti i big sono in scadenza di contratto. I movimenti fino adesso come li vedi? Guarda, può succedere tutto al contrario di tutto. Potrebbe rimanere le cose come sono, come cambiarle tutte. Io credo che gli uomini mercati in questo momento sia più che altro Lorenzo. Perché io penso che Lorenzo, la mia opinione è che Lorenzo rimarrà in Yamaha insieme a Valentino, questa okay. È la mia opinione. Però Lorenzo evidentemente è cercato un po', c'è un discorso con Ducati che dall'anno scorso che è effettivamente in piedi, però sai, se Lorenzo dovesse venire via dalla Yamaha sarebbe un salasso economico molto grosso, quindi questo bisogna anche ricordarlo. Marquez sentiva qualche voce, però secondo me Marquez è destinato a rimanere dov'è, perché Spagna, Repsol, insomma penso non ci siano dei grossi movimenti. Credo che i movimenti li possa fare la Ducati. Ducati è chiaramente alla caccia di qualcosa di importante. Ha un piano A, un piano B, un piano C, questo è evidente. Qualche discorso è già stato fatto da tutte le parti. E Stoner? Ma guarda, il discorso Stoner è un discorso estremamente difficile da valutare. Perché dobbiamo considerare che Stoner è 4 anni che non corre, e oggi 4 anni a non correre, a non allenarti, è tanta roba. Finora ha fatto delle prove facendo 3-4 giri con le gomme nuove, con l'elettronica nuova, un po' facilitato con il supercampione su quel giro, non c'entra
che secondo me la Ducati cercherà di prepararlo per il 2017, potrebbe essere un'opinione, potrebbe essere valido, anche se fino adesso Chiesa ha sempre detto che non ci pensa nemmeno a correre, però sai, sono più smentite che sanno di conferma. No, beh, ma secondo me Stoner è uno dei più sinceri. Ok. Quello, però potrebbe anche esserci questa ipotesi, perché no? Parliamo sempre del 2017. Ti chiedo l'ultima battuta proprio fulminante: Valentino lo vince, lotta per questo decimo mondiale oppure no? Assolutamente sì, al 100% lui lotterà per questo mondiale. Vincerlo è un'altra cosa. Sai, anche l'anno scorso doveva vincerlo, poi è successo quel che è successo con Marquez. Abbiamo una domanda anche fuori campo. Sì. Quando ci sarà il mercato, quello vero, Carletto avrà una sua bancarella. Ma io l'ho già allestita. L'ho già allestita, Paolo. Siamo pronti. Perché stiamo già mettendo i prodotti tutti quanti sul tavolo. Vabbè, ciao.